Ciao a tutti, siamo qui alla postazione di lavoro di Anna. Momentaneamente le abbiamo occupato il posto, però Anna, ci dici qualcosa, Anna? Sei contraria a noi? No, no, te lo dico io, no. Sono molto Ecco qui, insieme al dottor Ragazzi, non Palmas. rompete i denti, mi raccomando. Qui, chi ha i denti nuovi, evitate di mangiare i cibi duri, ok? Anche ieri stavo parlando con un paziente che ha rotto i denti provvisori, come questi. Faglieli vedere, guarda, questi denti qua li ha Anzi, ma rotti. Perché facciamo così, facciamo. pensano tutti i pazienti di avere i denti naturali, ok? Eccoli qua, cioè qui abbiamo tutti i casi praticamente di pazienti che hanno sbagliato a pensare infatti di avere denti naturali. Questi non sono denti naturali, sono soltanto delle imitazioni che facciamo noi qui allo studio Simulazioni dentistico, sono, simulazione della natura, esatto. come le Quindi gambe la bioniche. natura è perfetta, noi non lo siamo, quello è quello che succede, per cui. Guarda, questa è la mia agenda, c'è scritto qua nella mia agenda cose, leggi qua. Fammi vedere. Qua. Cose da, no, Non fa... inquadra. cose da non fare più, è vero, cose da non fare Cose più. da non fare più. Allora, prima di tutto, cosa non fare con i denti definitivi? Al primo posto ci metto non strappare. Vi spiega Dan. Non strappate il cibo. Esatto, cioè il panino non va morso proprio allontanando il panino insieme ai denti dalla bocca. Il panino va masticato, va mangiato, va tagliato, va frullato se volete, ma non va strappato il panino. Ok, se mangiate la carne si usa forchetta e coltello, si taglia la carne, si mette in bocca e si mastica coi molari posteriori. Praticamente la parte debole dei denti artificiali è praticamente la parte anteriore. Ok, da canino a canino, questi sono in genere i denti che si rompono. Si rompono perché? Perché il paziente va a strappare il cibo e spacca il materiale artificiale. Perché si spacca? Perché sono materiali artificiali, ma soprattutto il cervello non ha feedback di quanto forte sta strappando. Il metallo, la ceramica sono materiali che non sono innervati, non sono sensibili, non sentono il caldo, il freddo, il tatto. La mia pelle sente il tatto. Se mi va un capello tra i denti, io lo percepisco. Il paziente con tutta la bocca bionica artificiale è una bocca questa morta, insensibile. Se strappa il cibo, supera 600 kg di sforzo, il cervello non lo percepisce. Si arriva oltre il limite di flessione del materiale, si supera e si rompe. E quindi non dipende dal materiale, Materiale, esatto, non sono è. denti artificiali. Vi Esatto, faccio cioè. vedere, andiamo in laboratorio, vi faccio vedere la realtà di tutti i giorni. Con ogni. Vi faccio vedere con Dan, per esempio, dei denti rotti, vi facciamo vedere. Andiamo tutti in laboratorio a Andiamo in vedere i denti laboratorio, rotti. ragazzi. Andiamo in laboratorio, venite, dai. Vieni, 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 Venite, rapidi, venite. rapidi. Aspetteranno, vieni. Vieni, vieni. Questo Lui è invece. Dan, Dan Jesse. Invece, tutti dicono che siamo fratelli, non lo Infatti, siamo. Togliamo lo siamo. un mito, ragazzi. Quanti denti rotti vedi ogni giorno? Tanti. Parecchi. Parecchi. Ne sono tanti. Abbiamo denti rotti, Aici, che dovremmo riparare. Ci sono denti rotti da riparare? Questi erano dei denti, per esempio, rotti, strappati. Qua c'era un dentino che è stato spaccato, strappato. Ok, perché? Per quale motivo si rompe? Perché Ripetiamo. si strappa? Perché si strappa? E perché si strappa e si rompe? Perché il cervello non ha un feedback di quanto forte sta flettendo il materiale. I denti naturali, per esempio, se io metto la penna tra i denti, schiaccio. Io sento, Senti, ho esatto. sensibilità, si chiama propriocezione. La propriocezione è il feedback nervoso che viene al mio cervello di quanto forte sto premendo. Se io, per esempio, mi metto un qualcosa di caldo in bocca, il mio cervello percepisce che è caldo. Se io metto qua, per esempio, qualcosa di caldo, questo brucia. Ok. Se io strappo qualcosa in maniera forte, il mio cervello non se ne accorge, quindi la rottura.